Buonasera, eccoci per un nuovo appuntamento di Raggi X qui su AssoWeb TV, in attesa che il commissario si ricolleghi, ma vedo sotto c'è già il nostro ospite della serata. Ragazzi, stasera parliamo di una roba fighissima, parliamo della Maratona delle Dolomiti con il general manager, quello che fa è un po' l'organizzatore, e ho scoperto stasera attraverso il commissario Marco Saligari che insieme commenteranno la maratona proprio questo weekend che sta arrivando, domenica mattina. Allora, il tempo, intanto non vedo ancora il commissario, era collegato fino a pochi istanti fa, lo abbiamo perso, ma sicuramente lo recupereremo tra pochi istanti. Il tempo, appunto, che eccolo qua, che sta già per entrare. Prima di iniziare, come sempre, abbiamo la nostra sigla. Vai, sigla, Raggi X, benvenuti. Ed eccoci qua, buonasera, buonasera al commissario che è entrato con noi in diretta. Come va, Marco? Ciao, tutto bene? Per il momento tutto bene. Abbiamo questa lotta. Diatriba, diatriba Sì. infinita. Prima o poi riusciremo a fare una puntata senza avere problemi di connessione o di altro. Noi siamo Offro sempre da bere io chiuso. quando succederà. Volentieri, volentieri. Allora, tu sei a casa in questo momento, sei appena tornato. Dov'eri? Fammi ricordare dov'eri questi Allora, giorni io qui. E ho fatto in successione il Giro d'Italia Under, fino a lì ci poi siamo. l'Adriatica Ionica Race, E ci siamo comunque. campionato italiano cronometro prof, campionato italiano Under 23 su strada. Fantastico, bombastico. Adesso ti stai preparando perché lo abbiamo ufficializzato anche noi attraverso te, la tua informativa, cioè ci hai informato settimana scorsa dicendoci appunto che andrai a Tokyo per seguire le Olimpiadi. Stasera parleremo anche di Olimpiadi perché sono usciti i nomi, la lista dei nomi che parteciperanno appunto alle Olimpiadi. Oggi pomeriggio Davide Cassani intorno alle 14 ha comunicato durante la tappa del Tour de France i nomi dei partecipanti, quindi parleremo anche di quello, parleremo di Tour de France, ma prima, allora intanto diciamo che tu nei prossimi giorni vai in Sardegna e qua già parte il rosicone, però vai perché c'è il No, Giro di non in Sardegna. vacanza, però, cioè, dilla tutta, perché sennò sembra che vado in vacanza, magari. Allora, signori, il commissario in quest'anno lo abbiamo deciso insieme, non si va in vacanza. Quindi lui è impegnato per le sue cose che riguardano il ciclismo professionistico e non solo, le Olimpiadi a Tokyo tra praticamente 3 settimane, appena forse terminerà il Tour de France pochi giorni dopo. Comunque parleremo anche di questo, approfondiremo. Poi ci sono tutti gli impegni estivi fino a ottobre. Io dalla mia parte cercherò di fare anch'io il mio mestiere, il mio sporco mestiere di intrattenitore. E quindi quest'anno o ci invitate voi in Sardegna, in Calabria, quando saremo sfiniti, vi verremo a trovare a casa, insomma, prenderemo la bicicletta. Oh, finalmente io sto facendo un po' di chilometri, mi sto preparando per l'autunno perché quest'autunno ti voglio sfidare. L'apoteosi, l'apoteosi. Quindi facciamo ufficialmente appello a chi ha case grandi che necessitano di poca pulizia, non prendiamo molto spazio e siamo economici. Assolutamente, assolutamente. Poi dopo 250 km magari mangiamo un po', però siamo economici per questo. Allora, Esatto. questa sera, Marco, tu in settimana, prima di andare in Sardegna, sarai in un luogo incantevole, incantato, un posto che ci invidiano tutti assolutamente in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna, vabbè, intanto di lavorare sulle Dolomiti e già dico qualcosa, ma soprattutto di essere almeno una volta nella mia vita presente alla Maratona delle Dolomiti, come diciamo, ero lì che facevo qualcosa per la Maratona delle Dolomiti. Allora io stasera ho chiesto agli amici della Maratona di intervenire e parlarci proprio della Maratona.
E allora ho, ho il piacere di far accomodare nella nostra diretta di questa sera Claudio Canins, che è, eccolo qua, benvenuto. Benvenuto Claudio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, da dove ti stiamo seguendo? Sei a Badia? Mi state seguendo dal mio ufficio nella sede dell'organizzazione. Ah, fantastico, quindi mancano pochi giorni, lo diciamo, domenica si svolge questa bellissima iniziativa. Quanti anni è che si svolge la maratona? Tanti, tanti anni. La maratona è nata ancora nel lontano 1997, anzi 87, chiedo scusa. Ormai sono 34 edizioni, abbiamo la 34esima edizione. Siamo partiti con 166 partecipanti da Pedraces, una lunga cavalcata di 8 ore per il primo vincitore, anche se non era ancora agonistica, vincitore della maratona. Sono passati tanti anni, da 166 siamo passati a 9.000, numero chiuso, di più non possiamo farne partire. Arriviamo da richiesta da tutto il mondo. Quest'anno per il 2021 ci sono arrivate 31.600 richieste, però chiaramente non possiamo soddisfare tutti, 9.000 posso partecipare, anzi quest'anno addirittura saranno di meno perché per la questione legata al Covid, chiaramente il protocollo di sicurezza ci obbliga a farne partire di meno e quindi saranno 6.000 gli amici ciclisti che domenica partiranno con noi. Ecco, raccontiamo che cos'è la maratona, perché la maratona è un evento straordinario, bellissimo, che già inizia tra il venerdì e il sabato, magari arriva anche qualcuno un po' prima, però diciamo che il clou è il sabato a Badia, quando si va a prendere il numero, si prende il sacco dove c'è il numero di iscrizione, una serie di gadget, insomma. E quello è il primo momento dove approcciare proprio alla maratona, quindi il villaggio della maratona. E lì si ritrovano tutti, veramente si incontrano tutti. Io ho respirato proprio l'aria proprio di vera festa del mondo del ciclismo. Ma, intanto bisogna fare una precisazione, forse per chi non conosce la maratona, il nome può indurre in errore, come hai detto tu, è una manifestazione amatoriale di ciclismo, che si noda su 7 passi dolomitici, sono 3 percorsi, quello più corto, il famoso Sella Ronda di 55 km, il percorso medio di 106 e il percorso maratona che sono 138 km lungo 7 passi dolomitici che meno male conosciamo tutti, dai 4 passi del Sella Ronda al Passo Giao, al Passo Valparola, al Passo Falzargo che tanti conosciamo anche per il Giro d'Italia. Dicevi tu poc'anzi, l'inizio della maratona è un po' morito con il ritiro dei pettorali, perché già con l'inizio della settimana arrivano tanti stranieri e poi col mercoledì, bene o male, la valle è affollata. E col mercoledì sera iniziamo poi col ritiro dei pettorali. Mercoledì sera, giovedì sera iniziamo anche col Maratona Village. Ed è tutto un rituale, il ritiro del pettorale, poi la mattina ci si incontra, si creano i gruppi, ma tanti gruppi anche numerosi che poi vanno o a fare il giro di Fodom, vanno piuttosto giù verso il Passo delle Erbe e così via. E poi ci sono anche degli eventi poi un po' più interni dell'organizzazione, dove ci si incontra poi chiaramente per scambiare 4 chiacchiere e stare un po' in amicizia. Marco, che cosa vuoi? Cioè, io che pedalo, lo sai, pedalo male, pedalo poco, potrei farla una maratona, magari della versione quella più. Tu dire che pedali è un parolone, dire. E, no, adesso a parte gli scherzi, sicuramente ci saranno degli sportivi che per la prima volta magari. Vogliono affrontare, sai che noi abbiamo comunque il gruppo che ci segue di salite in bici piuttosto che altri gruppi che sono sempre fedeli alla nostra trasmissione. Come ci si prepara, Marco?
ecco, mettiamola così, come ci si prepara a una maratona di 80 km dove ci sono almeno tre passi? Vediamo se riusciamo a parlare con il commissario. Stasera offro io da bere, allora. Vediamo se lo recuperiamo. Marco, ci sei? Allora, andiamo avanti intanto con Claudio. Purtroppo chiedo scusa. Lunghe, io sì, preparare bisogna... Bisogna vai, vai, Marco. Da quelle parti. Abbiamo capito poco, sinceramente. Solo no, dicevo che più che preparare le gambe, che ovviamente va fatto... Mi sentite? Vai, vai, vai Marco, ti sentiamo adesso. Dico che si fa la maratona delle Dolomiti più che con una preparazione di gambe, una pre-chi. Bisogna utilizzare chi da quelle parti. Sì, assolutamente. I panorami che si vedono da quelle parti ovviamente sono indiscutibilmente i migliori che abbiamo in Italia. E allora, io con te Claudio volevo parlare un po' di sicurezza, di piano di sicurezza, perché questo è il grande argomento di cui si parla proprio in questo periodo, proprio per gli eventi, perché ahimè molti eventi stanno facendo fatica a ripartire. Voi siete ripartirete appunto con la maratona, ricordiamo che nel 2020 non si è potuta fare, così come tante altre manifestazioni. Andiamo un po' a centrarci un po' su questa cosa, Claudio. Ma guarda, il piano di sicurezza sicuramente è la parte fondamentale della maratona di quest'anno. Siamo partiti presto, già a febbraio, con i primi colloqui con l'azienda sanitaria dell'Alto Adige, per poi lavorarci fino a giugno, quando finalmente siamo riusciti a definire un protocollo finale. Ovviamente l'obiettivo principale è quello di garantire la massima sicurezza durante tutto l'evento. Verrà richiesto il distanziamento sociale, la frequente igienizzazione delle mani, l'uso della mascherina, il distanziamento e così via. Però il punto chiave del protocollo di sicurezza è sicuramente la richiesta del Green Pass. La richiesta del Green Pass, che non è previsto dalle linee guida della federazione, però ci è stato richiesto dall'azienda sanitaria locale. Quindi tutti i partecipanti, ma non solo, parliamo di addetti ai lavori, volontari e accompagnatori, dovranno essere in possesso del Green Pass, quindi certificato di vaccinazione, certificato di guarigione, valido almeno per 6 mesi fino ai primi di luglio, test antigenici e così via. Quindi tutti i partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass. Secondo noi questo è il biglietto da visita della Tabadia delle Dolomiti per quei giorni, perché almeno così siamo sicuri di poter organizzare un evento sicuro, perché vogliamo comunque organizzare un evento che sia il più normale possibile rispetto agli altri anni. Non vogliamo organizzare un evento chiuso, dove gli accompagnatori non possono vedere la manifestazione, dove bisogna aver paura. No, la maratona deve essere una festa, lo è stata negli ultimi anni e lo deve essere anche quest'anno. Quindi, assolutamente, punto chiave, come detto, il testare tutti i partecipanti col Green Pass, e così riusciremo ad avere una maratona relativamente normale. Un giorno di festa. Ecco, ti volevo chiedere, quante persone sono coinvolte nello staff per una manifestazione di questo tipo, soprattutto adesso? Ma hai un numero indicativo, ovviamente, immagino che poi... Durante l'anno lavorano 5 persone fisse durante tutto l'anno. Poi pian piano, mentre si avvicina l'evento, queste persone chiaramente aumentano. L'ultimo mese si parla più o meno di una decina di persone. Attualmente in ufficio adesso ci sono più o meno una quindicina di persone che lavorano. Per non dimenticare poi la parte più importante della manifestazione,
che sono i volontari. Parliamo di 1.500 volontari, oltre poi alle forze dell'ordine che ci vengono incontro e ci aiutano a gestire poi tutte le chiusure del traffico. Senza i 1.500 volontari la maratona non potrebbe esistere. Resisterà finché ci saranno loro. Sono loro l'anima della manifestazione. Certo, assolutamente. Marco, se ti dico elettrico, che cosa mi dici? Mi motore, no, battuta a parte, insomma, è un corridore che alla maratona delle Dolomiti è andato spesso fortissimo, però sono bravi, perché non carico particolarmente di aspettative l'aspetto agonistico della maratona. Secondo me questo è proprio il principio e il senso corretto da dare, il taglio corretto da dare a una manifestazione del genere. Oh, anche perché ricordiamo che ci sono anche tanti personaggi della musica, dello sport, mi viene in mente Yuri Checchi, Paolo Cessisoglu, ma ce ne sono tantissimi che sfidano, diciamo, i Dolomiti, che poi sfida non è, ma è veramente, ripeto, una sfida, una giornata di festa che bisogna almeno una volta non andare a pedalare, ma anche solo andarla a vedere proprio per respirare questo clima di divertimento applicato alla fatica. Credo di non dire una fesseria, Claudio, in questo senso, perché ripetiamo, appunto, ci sono un sacco di personaggi che partecipano, che magari hanno preso la bicicletta per la prima volta, magari un anno prima, due anni prima o tre anni prima, si sono appassionati proprio a questo sport, ma poi sono appassionati poi fondamentalmente anche delle Dolomiti e di quello che si viene a vedere. Claudio, ci sei? Sì, senti, sento. Ma guarda, in questi anni il numero di personaggi, di amici della maratona stanno aumentando in continuazione. Quest'anno abbiamo due new entry che ci fa tanto piacere di avere tra noi, oltre ai soliti CT Davide Cassani, Federico Pellegrino, Christian Ghedina, Manfred Mölk, tanti sciatori, Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus. Però mi soffermerei su due persone nuove, e uno è Francesco Bruni, lo skipper di Luna Rossa di Prada, e l'altro è Barmas Hervé, l'alpinista, che quest'anno loro due si cimenteranno sui percorsi della maratona. Non sappiamo ancora quale percorso andranno a percorrere, però sì, anche loro quest'anno saranno tra noi. Ecco, perché la cosa bella è che uno sceglie di fare un percorso, quindi diciamo il minimo è 80 chilometri fino ad arrivare, o no, forse meno di 80, Claudio. Il percorso più corto è di 55 chilometri, okay. Però parliamo comunque di quasi 1800 metri di dislivello. Dislivello, sì. Che uno giustamente che non ha mai pedalato magari non si rende conto che cosa può essere, ma 55 chilometri è già qualcosa di interessante. Quindi quando si fa praticamente il primo, si parte, a un certo punto uno può decidere di fermarsi o in quella stazione o quella seguente, quindi con un chilometraggio anche lì diciamo intorno agli 80 chilometri, oppure arrivare ai 130, che è il massimo dell'espressione dell'avventura che si può affrontare appunto alla maratona. Ecco, ma io sai che sono rimasto, rimango sempre, penso sempre che spesso e volentieri quando iniziava la maratona in televisione, visto il tipo di lavoro che io faccio, Marco mi prende ogni tanto in giro, dice ah, è la voce da disc jockey, faccio quello fondamentalmente, quindi vado a fare le serate, spesso quando andavo a dormire iniziava la maratona, quindi alle 7, alle 8 sì. Del mattino. E questa cosa ce l'ho sempre avuta nella testa, no? Perché mi ha sempre fatto un po' specie, io che venivo anch'io un po' dall'ambiente del ciclismo e adesso piano piano sto riprendendo. A che ora si inizia questa maratona? Raccontiamolo.
Per noi la maratona inizia abbastanza presto, noi alle, dico io alle 4 meno un quarto sono in partenza a fare gli ultimi controlli, gli ultimi allestimenti per la partenza. Si parte alle 6 e mezza, però ti dico alle 4 e mezza abbiamo già i primi partecipanti sulla griglia, due ore prima. Chiaramente vogliono partire davanti e così via, però rimangono due ore fermi sulla linea di partenza per stare davanti. Poi, come detto, si parte alle 6.30, la diretta televisiva su Rai 2 parte alle 6.15 ed è una diretta molto lunga che va fino a mezzogiorno. E in queste ore chiaramente cerchiamo di far vedere tanto ciclismo, perché fondamentalmente è una gara, però vogliamo che far vedere la parte turistica, la parte panoramica dell'Alta Badia e soprattutto delle Dolomiti. Vogliamo cercare di riempire il palinsesto le 6 ore anche con cultura, con immagini delle vallate limitrofe, con tante altre cose per cercare di rendere anche la trasmissione molto interessante. E lì è anche fondamentale il lavoro di Marco assieme a tutto il troupe della RAI, ad Alessandro Fabretti, veramente Michil, il nostro presidente, mette in diretta assieme a Marco e ad Alessandro. Chiaramente ci sono tante iniziative che vengono portate a casa in questo periodo, che poi vengono anche fatte vedere in televisione. Forse anche da menzionare quest'anno, che dal palcoscenico della maratona partirà la seconda edizione di Obiettivo Tricolore, la grande staffetta ideata da Alex Nardi l'anno scorso come segnale di ripartenza dopo il lockdown. Anche quest'anno la staffetta riunirà l'Italia dal 4 al 25 luglio, se non sbaglio, e vedrà passare il testimone a 70 atleti paralimpici. E ci saranno tre partenze quest'anno e una delle tre partenze sarà ovviamente la maratona Les Dolomites. Quindi sarà un partecipante, Michele Grieco, che partirà con noi alle 6.30, farà una parte del percorso, poi si staccherà e proseguirà poi lungo la tappa che lo porterà poi verso il Veneto. Sicuramente un evento secondo noi importante, perché Alex per noi è un grande amico e ci teniamo molto a che questo evento, questo obiettivo tricolore possa partire dalla maratona. Mandiamo un forte abbraccio ad Alex Zanardi, visto che ancora è impegnato con il recupero, insomma, speriamo bene. Insomma, io adesso non vorrei approfondire, però gli mandiamo un grande abbraccio, visto che è un vostro amico in primis. Marco, ne avevamo già parlato l'estate scorsa, poi non ne abbiamo più parlato, però è giusto salutarlo e augurargli le migliori cose e soprattutto di riprendersi. Un'ultima cosa la chiedo a Marco, perché lui si occupa della parte, diciamo, tecnica, se vogliamo, del ciclismo. Qual è la salita più difficoltosa che affronteranno i corridori, i pedalatori, Marco? Beh, sicuramente i Gau, che percorreranno il corso lungo. Il percorso corto, ricordiamolo, come diceva Claudio, i quattro passi, che sono a cominciare da Campolongo, poi passo 6, Gardena, nuovamente verso Covara, dove finisce il percorso corto. Lì si prosegue nuovamente verso Campolongo, Falzare, Parola, percorso medio, mentre per quelli che si cimentano nel percorso più lungo, invece di fare Falzarego, verso le prime rampe del Giau, Parola, e poi arrivo quindi al corso. Però la risposta alla tua domanda è senza ombra di dubbio il Giau.
Allora, visto che hai nominato Campolongo, approfitto, saluto un appassionato di ciclismo che abita proprio, che vive in questo momento a Campolongo, che è uno dei direttori, è stato uno dei direttori storici della zona delle Dolomiti, del Miramonti Majestic, che è Carlo Pomarè, che credo ci segua perché sa che io faccio questa trasmissione. Quando viene a Milano, lui vive a Vittuone, adesso è ovviamente in pensione, prende la sua bicicletta e va come un razzo nelle ciclabili milanesi, e ogni tanto ci prendiamo anche un po' in giro quando ci diciamo che siamo dei ciucciamanubri. Però ovviamente scherziamo, lui è stato un grande direttore di villaggi, appunto del Miramonti di Cortina, insomma. Claudio, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Vogliamo dire qualcosa per quelli che non potranno partecipare quest'anno, di riprovarci, non lo so, cosa gli possiamo dire? Perché sicuramente molti saranno dispiaciuti del fatto che non possono partecipare proprio per le ristrettezze che ci sono in questo periodo, ma soprattutto anche perché se il numero è chiuso intorno alle 6.000 persone, non si può fare altrimenti. Francamente dispiace non solo per i 3.000 partecipanti che quest'anno hanno dovuto disdire per qualche motivo, o per restrizioni o per questioni di salute, quelli sicuramente li avremo tutti presenti l'anno prossimo. L'anno prossimo siamo ottimisti, pensiamo di tornare di nuovo a far partecipare 9.000 partecipanti come gli altri anni, e quindi le possibilità di partecipare ci sono. Vi vorremmo avere tutti alla partenza, riuscire a far partire 30.000. Non è possibile, però dai, forza e coraggio, noi vi aspettiamo. Gli amanti della maratona, gli amanti delle Dolomiti sono sempre benvenuti. Io ringrazio Claudio Canins per essere stato con noi. Ricordiamo il sito maratona.it per l'anno prossimo. Altrimenti vi fate un weekend, andate lassù, andate a Badia, parcheggiatevi, fermate, non lo so, organizzatevi per vivere l'atmosfera, appunto, della maratona delle Dolomiti. Grazie Claudio, è stato un piacere averti con noi. Grazie a voi, Marco, ci vediamo questo fine settimana. Grazie a tutti. Grazie mille, grazie Claudio Canins ancora per essere stato qui con noi a parlare della maratona, un evento che si svolge da tantissimi anni e che accoglie appunto tantissimi personaggi anche dello spettacolo. Vediamo se Marco l'ho recuperato, vediamo se riusciamo a chiacchierare. Io sto preparando lo spritz, il mojito, perché stasera offro io, perché vedo che la connessione stasera fa ancora un po' di bizze, però vedo che sorridi, quindi vuol dire che mi stai sentendo. No, ti sento forte e chiaro, forte e chiaro. Assolutamente. Bene, allora, questa sera dobbiamo parlare un po' di Tour de France, un po'. È iniziato sabato questo appuntamento dedicato al grande ciclismo. Abbiamo avuto subito i botti, inteso proprio i botti. Ci scherziamo su, ma fondamentalmente è un problema serio, soprattutto oggi, questa caduta di Caleb Ewans a 100 metri dal traguardo. Con lui è caduto anche Peter Sagan. Le ultime notizie sono che stanno facendo accertamenti, per lui vorrebbe ripartire, però sembrava che non stesse proprio bene, si è alzato dopo parecchi minuti. Come ti è sembrata la tappa di oggi? Perché è stata tra l'altro anche complicata anche dalla prima caduta, quella di Geraint Thomas, è caduto Primoz Roglic, Pogacar ha avuto anche lui problemi, insomma è stata una tappa molto nervosa. Sì, anche perché voglio dire, hanno fatto negli ultimi 20 chilometri delle strade impressionanti. Se fosse stata la stessa cosa in Italia, abbiamo fatto veramente negli ultimi 20 chilometri delle strade particolarmente pericolose, che insomma che non strizzavano l'occhio alla sicurezza. Detto ciò, insomma, ci sono state delle cadute di troppo anche causate dal percorso. Che ha avuto la peggio è stata all'inizio tappa Thomas, e poi direi nel finale Roglic, che nei confronti dei suoi più
immediati inseguitori, cioè ha ceduto un minuto in una tappa del genere, insomma in una tappa pianeggiante considerata per velocisti, è tanta roba. Allora andiamo un po' indietro, perché la prima tappa è stata quella che ha incoronato Alaphilippe, quindi tappa e maglia gialla. Oh, sai, è tutta tutto questo weekend che mi frulla questa domanda che ti devo fare. Cioè, spesso sento dire il tour è disegnato per Alaphilippe, ma che cosa significa, Marco? Riusciamo a spiegarlo? Cosa significa quando viene fatto un giro o un tour per un determinato corridore? Cioè, quali sono i fattori che fanno capire che quel tipo di gara è organizzata per quel tipo di personaggio? Che magari alcune salite storiche molto dure non vengono fatte, nel caso che le caratteristiche del corridore siano quelle che è particolarmente forte nelle prove contro il tempo, si mettono 60 o 70 chilometri di cronometro. In questo senso, io credo che sia più tagliato il percorso in confronto al percorso che abbiamo visto l'anno per Alaphilippe. Non credo che il corso di quest'anno sia stato fatto per Alaphilippe, anche perché il tour sono avanti di 2 anni e quindi, sai, prevedere 2 anni prima quel che vuoi fare in quell'edizione si fa anche fatica. Certo, quindi io ecco, questo adesso arriva l'argomento che secondo me diciamo ha emozionato tutti, quello di Mathieu van der Poel, che ha dedicato la vittoria di ieri al nonno Raymond Poulidor, perché era già da giorni che c'era questa notizia che girava, che appunto il nonno aveva dichiarato che se lui, visto che lui non aveva indossato la maglia gialla, non era mai riuscito a indossare la maglia gialla, ebbene ci sarebbe stato il nipote che l'avrebbe indossata. E così è stato, praticamente sua prima apparizione, tra l'altro una fucilata incredibile su questo strappo di un paio di chilometri. Mur de Bretagne. Ecco, spieghiamo, il Mur de Bretagne, che è un muro dritto, fondamentalmente, perché abbiamo visto proprio le immagini, un muro dritto al 12-13%, che ovviamente non lascia possibilità se non hai le gambe, tant'è che io ho visto proprio dei corridori impiantarsi, scattare e impiantarsi brutalmente, perché è proprio è un muro impegnativo. Beh, è un muro che esalta particolarmente le doti di Mathieu van der Poel, perché aveva fatto la fanfucilata, mi piace questo termine, il giro precedente, dove è andato ad aggiudicarsi gli 8 secondi di abbuono, perché il giro prima c'era sull'arrivo i secondi di abbuono ai primi 3 classificati, e poi ha ripetuto con un capolavoro di tempismo, ma soprattutto direi di forza, il giro dopo, quando era l'arrivo, indossando la maglia gialla che aveva promesso al nonno che avrebbe presto o tardi indossato. E quindi io credo che ieri Popò, come era soprannominato suo nonno Poulidor, in cielo abbia fatto un salto sulla poltrona, ammesso e non concesso che ci siano le poltrone, ma credo di sì. Assolutamente. Poi tra l'altro è proprio un bravo ragazzo, almeno guardarlo così, come si è fermato subito dopo, che si è messo a piangere, ci ha impiegato anche un po' probabilmente a diciamo ammortizzare il colpo positivo, penso che una grande emozione quella di arrivare, prendere la maglia gialla che ha dichiarato al nonno, ha promesso al nonno, occhi puntati, perché ricordiamo che Mathieu van der Poel è uno dei corridori che praticamente da quando è passato pro, ma anche prima, ha sempre avuto gli occhi puntati. E poi c'è questa sfida
che è sempre aperta con Van Aert. Sembra ciclismo di altri tempi, se vogliamo vedere, no? Cioè, come ci potevano essere Mosero Saroni, con Fignon, o chi c'era adesso, non mi ricordo i nomi, Delgado, ma ce ne sono veramente, Bugno, Fondries e via dicendo. È molto interessante. È molto interessante questo ciclismo attuale. Insomma, ci sono questi personaggi giovani, 22-25 anni, che danno veramente spettacolo, e lui è uno di questi, e non ha praticamente mancato di timbrare il cartellino e di dare quella fucilata, tra l'altro col Brelli, che una settimana fa abbiamo festeggiato con la maglia di campione italiano, lo ha ammesso tranquillamente. La sparata che ha fatto Van der Poel non se l'aspettava, l'ha lasciato lì praticamente steso. Questa è stata la sua affermazione che ho letto stasera da qualche parte, su qualche sito. Sì, no, di sport. Ma ha steso tutti, anche il giorno ha fatto il corridore che ha le braccia. Va sottolineato che in famiglia Van der Poel non è la prima maglia gialla, perché suo papà Adrie Van der Poel l'aveva vestita, anche se solo per un giorno. Assolutamente, quindi vedremo nelle prossime tappe, perché oggi ha mantenuto ovviamente la maglia gialla, c'è Alaphilippe lì dietro come un giaguaro, o come D'Artagnan in attesa di dare la sfilettata, 8-9 secondi se non ricordo male. La classifica, tra l'altro, oggi con questi incidenti che sono avvenuti è praticamente cambiata, è stata sconvolta, perché appunto, diciamo, quelli che erano, diciamo, più sotto, quindi Roglic e altri, sono finiti indietro. E addirittura adesso apriamo una cosa su Nibali. Nibali è risalito in classifica perché è arrivato a pochi secondi dai vincitori, perché poi c'è stata questa caduta che ha frazionato il gruppo in tanti gruppetti. Ma sai, Luca, il problema del perdere 30 secondi, ti dirò di più, del perdere anche un minuto, come è successo a Primož Roglič, di per sé, prendendo solo questo dato, non sarebbe un dato definitivo. Se non si dovesse però purtroppo aggiungere il fatto che li hanno persi finendo a terra e facendosi male, questo è il dato più importante, che capiremo che tipo di conseguenze avrà nei prossimi giorni. Secondi Giro di Francia, scusate, del Tour de France, non vuol dire Roglic, che aveva questa fortissima, queste sono conseguenze che sarà dietro per qualche giorno, se non magari anche per una settimana. Assolutamente. Ecco, una cosa che volevo parlare un po' con te è questione squadra. Questione squadra, perché adesso vediamo la squadra di Alaphilippe, che si ben comporta, diciamo, facendo la apripista durante la giornata. C'è Ineos, che ovviamente detta legge quando si mettono davanti e fanno assolutamente, creano timore probabilmente quando prendono in mano la situazione. Però mi viene in mente che lo scorso anno quello che ha vinto la squadra non ce l'aveva, Pogacar. Sì, ha sfruttato tantissimo il lavoro di Roglic, ha sfruttato tantissimo il lavoro della Jumbo Visma, ma quest'anno sarà diverso per lui. Io credo che, anche viste le conseguenze, le cadute da tanti corridori che sulla carta sono
al Tour de France per lottare per il podio, io credo che inevitabilmente cambieranno strategia. E se cambieranno strategia, insomma, per Pogacar il fatto di non avere la squadra potrebbe, a differenza dell'anno scorso, essere un problema. Oh, un altro argomento, torniamo sulle cadute. La caduta, quella più stupida che c'è stata in questi giorni, è quella creata da questa signora che stanno cercando di rintracciare anche attraverso le foto dei social network, che ha esposto un cartello guardando verso le telecamere, quindi mantenendo le spalle al gruppo, quindi probabilmente non era una tifosa proprio eccelsa, perché qua c'è sempre da capire quanto sei tifoso e quanto non lo sei, e soprattutto quanto sei coscienzioso del fatto che ci sono dei ragazzi che vanno in bicicletta e probabilmente ti passeranno vicino a 60-70 all'ora su un palmerino da non più di 10 centimetri. E la caduta che è successa qualche giorno fa, un paio di giorni fa, rappresenta probabilmente un grosso problema di non dico di sicurezza, io non lo so, cioè, no, probabilmente non c'è neanche la soluzione, perché qual è la soluzione? Di non fargli fare i percorsi? A me viene in mente spesso, quando vedo questi incidenti, e parliamo di tanti anni fa, che credo fosse Grimal, ai tempi di Fignon e Bernardinot, addirittura aprivano i portelloni delle macchine per far sì che la gente non stesse vicino ai corridori, perché questo è il grande problema del corridore. Il fatto di essere vicino al pubblico, o meglio, il pubblico che si avvicina ai corridori, è la cosa inversa, probabilmente. Soprattutto in salita, quando che ne so, si fanno le grandi tappe, le Alpi, gli Appennini, che si va su, a un certo punto ti trovi, tu corridore, in mezzo a queste ali di gente che sì, ti stimola, ti incita ad andare su, però diventa problematico perché poi probabilmente non vedi la strada, perché sali a una velocità che un cicloturista se la scorda, forse anche una moto, e molto spesso si trovano questi personaggi che gridano nelle orecchie, si avvicinano troppo ai corridori. Abbiamo avuto anche un esempio, può essere al Giro d'Italia, di quel ragazzo che ha fatto cadere qualcuno quest'anno. Cioè, quale potrebbe essere, secondo te, Marco, la soluzione? Se c'è, parliamoci sempre di possibilità, ci possa essere una soluzione in questo senso? No, non c'è la soluzione, Luca, perché non è che si gioca in uno stadio dove il pubblico è sugli spalti e se non passa per la testa loro di fare un'invasione di campo, ognuno al suo posto. La strada è quasi tutta presa dai ciclisti, perché anche questo è da dire, non sempre il gruppo è in fila indiana. Ieri, quando Tony Martin è andato addosso al cartello, cioè prendevano ogni centimetro di tutta la larghezza della strada, e quindi la soluzione non c'è. L'unica soluzione è il buon senso del pubblico, perché insomma chiamarla tifosa quella donna mi sembra un complimento non meritato per lei. Sì, l'abbia grandissimo tra ancora di lei. Sì, no, non so se bisogna fare una scuola di educazione civica o di educazione sportiva per far capire a queste persone che veramente rischiano di fare del male ai corridori. Ci lascia. Io rimango sempre basito quando vedo appunto queste scene. Non capisco queste persone, ma credo che nessuno le capisca, del perché hanno questo tipo di comportamenti. Tant'è che c'è un corridore a cui ha vinto giri di Francia, giri d'Italia, la Vuelta, e è tornato al Tour de France, credo dopo due o tre anni è ritornato Chris Froome al Tour de France, senza velleità, credo. Ha saltato quello dell'anno scorso, un anno l'ha saltato. Ecco, l'ha saltato perché è caduto, si è fatto male, si è fatto tanto male, e adesso sta cercando di riprendere quantomeno una sua carriera dignitosa. A 36 anni
con tutte le problematiche di potersi riprendere, perché la caduta che aveva fatto un paio d'anni fa gli ha lasciato comunque dei segni. E lui stesso è finito nel carnaio delle cadute, quindi c'è il rischio anche che si possa ritirare, ed è un peccato, perché non avere Chris Froome nel proseguo di questo tour sarebbe un vero peccato, al di là di vederlo in fondo al gruppo, perché questo è, però come hanno detto in questi giorni in TV, è già molto vederlo lì, insomma, battagliare, anche se in fondo al gruppo, ma battagliare perché ci crede e ha voglia di comunque di lasciare in qualche modo il segno. E parliamo di Chris Froome, quindi uno che ha vinto 4 Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta, insomma. Quindi, che dire a questi signori? Fate attenzione, veramente, fate davvero attenzione. Beh, cioè i corridori bisogna incitarli, applaudirli, ma restando il più possibile a bordo strada, possibilmente non sporgendosi, anche i telefonini, beh, i cartelli, la signora ha fatto un'apoteosi. Tu rimani basito quando vedi quelle cose, pensa a Tony Martin che gli è arrivato a 55 km orari addosso a quel cartello, ce l'avrà stampato a vita di fronte ai suoi occhi. Detto questo, incitateli, perché insomma rivedere un Tour de France con il pubblico, come è stato rivedere anche il Giro d'Italia con il pubblico, fa immensamente piacere. Il ciclismo è per il pubblico, non è per il pubblico, ma più tardi, se non è civile, attento, può causare, può fare molto male proprio ai propri beniamini, che loro sono lì per incitare. A volte possono diventare molto pericolosi proprio ai propri beniamini. Non deve succedere, non dovrebbe succedere mai, e speriamo non succeda più in futuro. Assolutamente. Poi vogliamo ricordare che ci sono però anche quelli che in macchina, apriamo una piccola vena polemica, fanno le peggio cose, però ci sono anche dall'altra parte alcuni ciclisti che non è che hanno dei comportamenti proprio corretti. Adesso abbiamo divagato un attimo, ma mi è venuto in mente ad esempio al Giro di Lombardia, quando la signora ha invaso la strada, perché in quel momento stava invadendo la strada, seppur era una strada percorribile dalle macchine, ma in quel momento c'era il Giro di Lombardia e c'è stato un corridore che ne ha fatto le spese. Detto questo, veramente auguriamoci di non raccontare brutte vicende di tifosi che fanno scoppiare petardi nelle orecchie ai corridori, non li mettono i fumogeni sotto al naso, perché quella roba lì è, ragazzi, cioè veramente io vado, do ai matti, perché è fastidioso. Io mi immagino, adesso dico una cosa non forte, però mi immagino io che sto mettendo musica una sera, a un certo punto la signora si lamenta e io alzo il volume. È un po' quella roba lì, cioè pecchiamo un po' di arroganza, ecco. Allora, parliamo di Olimpiadi, chiudiamo la faccenda. Lì scatta il gavettone, se lo fai scatta il gavettone. Assolutamente. La secchellata d'acqua ghiacciata. Assolutamente. No, vabbè, io sono anzi uno molto tranquillo quando faccio musica, cerco sempre di mantenere una certa regola, mi piace lo stile, insomma. Allora, andiamo avanti, perché adesso dobbiamo parlare di Olimpiadi. Oggi Davide Cassani ha nominato quelli che parteciperanno alle Olimpiadi. Tu partirai con loro, intanto partiamo da questo, Marco, o partite voi gruppo di giornalisti insieme? No, loro partono prima, io credo che partiranno attorno al 18-19, io parto il 21. Ok, allora, Davide Cassani ha annunciato i nomi dei partecipanti. Quello che spicca di più, perché c'è stata questa polemica che è rientrata tranquillamente proprio nella giornata odierna, è quella di Vincenzo Nibali, se partiamo da lì, tant'è che è stato poi l'ultimo nome che ha fatto Davide Cassani, spiegando anche la motivazione, perché in effetti Nibali, da quando ha avuto la caduta, è caduto prima del giro,
durante il giro, ha corso comunque malgrado i suoi problemi, al giro, al campionato italiano si è ben comportato finché diciamo è stato in corsa per essere uno dei, dei papabili, e la motivazione è appunto che si sono parlati, e Vincenzo comunque rimane uno degli uomini di grande esperienza nel nostro ciclismo italiano, e comunque i, diciamo, i, i parametri sono positivi. E poi vengono gli altri nomi. Li vuoi dire tu, Marco? Diciamo. Io li so, tu li sai? Io non tutti, non tutti. Diciamone uno per uno. Allora, Sonny Colbrelli. Ciccone. No. Non c'è Sonny Colbrelli? No. Nibali, Ciccone, Caruso, Bettiol, Moscone. Ganna. E Ganna per la cronometro. E Ganna per la cronometro. Ecco. Cronometro che dovrebbe fare anche Bettiol. Ok. Quindi questi sono i nomi che parteciperanno appunto alle nostre Olimpiadi. Abbiamo Elia Viviani che porterà la bandiera dell'Italia, questo lo ricordiamo perché è la prima volta che un corridore italiano porta la bandiera, la nostra bandiera in rappresentanza, quindi è una cosa molto importante, e quindi da fine luglio assisteremo alle Olimpiadi e ascolteremo e vedremo il commissario appunto commentare le Olimpiadi di ciclismo maschile, femminile e via dicendo, e noi cercheremo di stargli un po' dietro, vero commissario? Ma sì, c'è un po' di fuso orario, ma per le Olimpiadi questo sforzo si può fare, dai, direi di sì. Assolutamente, anche perché avendo saltato lo scorso anno c'è anche molta, diciamo, molta ansia di arrivare a fare questo evento, almeno da parte degli organizzatori, ma a parte anche del CONI, di tutti gli enti coinvolti, perché saltare un anno di Olimpiadi ha creato tanti problemi, forse ne ha risolti altri, perché ricordiamoci che l'anno scorso, a pochi mesi dall'inizio delle Olimpiadi, che poi sono state rinviate per il Covid, ancora a Tokyo non era proprio tutto in ordine. Però di questo, come sempre in tutti i grandi eventi, mi viene in mente l'Expo, per parlare dell'Italia o di altri eventi mondiali di calcio, c'è sempre qualche mese, c'è sempre qualcosa che arriva un po' in ritardo, e in questo caso probabilmente quest'ultimo anno per Tokyo è stato anche una fortuna che ci sia stato un rinvio, quindi hanno fatto in modo che tutto sia in ordine per questo 2021, che sarà strepitoso per il mondo dello sport, una rinascita, speriamo che sia veramente la rinascita, una ripartenza per tutti. E quindi noi seguiremo con te le Olimpiadi. Siamo arrivati in fondo, Marco. Vedo che tuona alle tue spalle, o c'è una luce al LED? No, è il tempo, è una finestra, fa temporale qui a Giussano, fa temporale, grosso. No, infatti vedo ogni tanto c'è un flash dietro di te. Questo è il famoso bello della diretta. Allora, piove a dirotto anche qui, guarda, anche qui nel triangolo lariano a Canzo, sta buttando giù l'ira di Dio. Io, Marco, ti ringrazio. Vedo la tua immagine ferma, non so se mi senti. No, sì, ti sento, sì, ma ti è cascato qualcosa a te però, ho sentito un colpo. sì, assolutamente, è caduto qualcosa, non so che cosa. È caduto qualcosa. L'importante è che non sei caduto tu. L'importante è che non sei caduto tu. No, se no faccio il buco, arrivo a Tokyo direttamente. Dai. Ci sentiamo la prossima settimana. Senti, vi racconterò delle... Dimmi. Sì, vi racconterò dell'esperienza delle Dolomiti, eh?
Assolutamente, è vero. Tra l'altro, nella puntata della prossima settimana io sarò al Museo del Ghisallo con Antonio Molteni, che ci ha invitato appunto a questa serata che dedicheremo sicuramente alle Dolomiti. Parleremo un po' di Tour de France, ma soprattutto parleremo di grande ciclismo con tutti voi che ci seguite. Anzi, io vi ringrazio tutti. Vi voglio ricordare una cosa, che da qualche giorno è in atto un cambiamento per quanto riguarda Asso Web TV con Radio Asso. Abbiamo due portali che si stanno lentamente, diciamo, separando per dedicarci uno alla musica e uno invece all'informazione 360 gradi, sport, musica, intrattenimento, i concerti. Siamo stati a fare, pensa Marco, siamo andati a filmare settimana scorsa un concerto bellissimo alla Villa Serbelloni di Bellagio e siamo molto contenti perché, pensa, sembra di essere una grande famiglia. Conoscendo i personaggi, siamo stati con Rossella Spinosa, che proprio in questi giorni ha presentato un concerto, una musica particolare che ha creato per il Museo del Ghisallo e per il ciclismo. Quindi siamo tutti un po' collegati in qualche modo. Quindi parleremo anche di questo. Bellissimo. Grazie a tutti. Bellissimo. Grazie a tutti, è stato un piacere stare con voi. Ciao, ci ritroviamo sicuramente nelle prossime settimane. Pedalate. Non fate come me, non fate i pedalandroni come me. Andate a pedalare, divertitevi, se avete tempo soprattutto, e ci ritroviamo per la prossima puntata di Raggi X. Grazie commissario, alla prossima! Thank you.